Buongiorno a tutti. Oggi abbiamo qui sotto il microscopio una scheda madre di un iPhone 5S. Il problema riscontrato è la batteria, la durata della batteria che va giù veramente in fretta. Cioè si scarica veramente in fretta, il giro di un'ora cala di 10 punti percentuale, anche cambiando batteria il discorso non cambia. Quindi, come già riscontrato anche su iPhone 5, cambiando questo integrato che gestisce la ricarica, abbiamo verificato già in parecchi iPhone 5 e che il difetto sparisce. L'integrato che USB, C-USB dell'iPhone 5S lo troviamo in una posizione diversa da quello del 5, lo troviamo nel retro della scheda, quindi dobbiamo togliere tutte le protezioni, quella abbiamo già tolte, abbiamo già la scheda qua sotto, cominciamo a scaldare la parte in questione. Adesso magari copriamo meglio le parti che non devono. Allora, quella lì. Già tolto, scusate se passo davanti. Faccio un altro colpetto. Ora puliamo la zona dalle palline di stagno. Un attimo la punta perché questa qua è un po' piccolina, mettiamo quella un po' più larga.
Ora puliamo per bene questa parte. Abbiamo pulito le piste, le piazzole. Un pochino di flusciante. Le piazzole, non tanto, e andiamo a posizionare i nuovi ceppi. Con le palline già tutte fatte, già prefuse sopra. A questo punto possiamo tornare a coprire gli integrati vicini, così non andiamo a scaldarli per niente. Ok, idem per questo. Possiamo cominciare. Ok.
sostituito e integrato. Nel secondo video faremo vedere l'accensione del telefono e la percentuale batteria. Nel terzo video, dopo un'ora, vedremo se la percentuale batteria è scesa più del 10%. Questo è il terzo video. Ok, questo è tutto da Luca di S Telefonia.